Siamo tutti, c'è Charlotte, Gaia e c'è Augusto anche. Eh sì, ma sono amici. Vengo subito, arrivo, aspetta, mi bagno, vengo. Ok, allora questo è per Augusto, questo è per Niccolò, poi questo qui invece è per Gaia e questo è per Tommaso, speriamo almeno venga. Chi è? Ciao, ciao Gaia! ma ci sono solo io o deve venire qualcun altro? No, devono venire anche gli altri. Ah, ok. Ciao Ciao. Nicola! Bene, ben trovati! Questa è la festa, ho preparato tutto. Ma quindi ragazzi, chi altro doveva venire? Nessuno? Aspetta, ma Linda, giusto, perché non è con te? Non lo so, poi ti spiego dopo. Va bene. Accomodatevi! Allora, qua ci sono patatine, muffin, altre patatine, bevande gassate, altre patatine ancora. Queste sono buonissime. Vediamo un po' chi è. Bella raga! Oggi si fa Ciao! festa! Oggi ho portato pure questi qui che sono per tutti. Possiamo metterceli? Ci mancherebbe altro. Vieni. Grazie. E tieni. Magari non mi sei mancato. Vieni qui. Oh, wow, sono bellissimi, veramente un tocco di classe. Io in teoria avrei preparato anche questo bicchiere che sarebbe per Tommaso. Non siamo solo noi, che altra gente? A parte gli occhiali, Augusto, per te va bene? E soprattutto non ci sono problemi se invitiamo Tommaso? Guarda, ti dirò, preferisco giocare con le bambole che invitare lui. Perché noi due siamo amici, vero? Sì, certo. Benissimo, allora. Giochiamo con le bambole e dopo invitiamo Tommaso. Giocheremo con queste bambole e invitiamo anche Tommaso, se proprio devi. Cioè, io non vorrei, però, come vuoi. Ok, allora giochiamo con le bambole. Facciamo mamma e papà, siamo pari, quindi c'ho Niccolò e Gaia e Augusto e me, va bene? Ok, voi andate nella tenda. Allora, quindi facciamo i genitori. Ah sì, facciamo i genitori, però per favore Niccolò fai il bravo e non voglio litigare con Linda. I genitori, ora tocca a noi. Ah sì, tocca a noi, benissimo. Vado a prendere subito le bambole, voi aspettatemi, non fate casino per favore. Eccole qua, voi rossa. Venite. E noi quella bionda, Elaide. Benissimo, quindi voi siete d'accordo che dopo invitiamo Tommaso? Benissimo, chi te ce consente, io non ce la faccio più, quindi iniziamo, ok? Vai, Augusto, vieni in camera. Voi due andate nella testa, ok? Vai, perfetto. E buona fortuna a fare genitori con la bambola. La bambola si chiama Samantha, ok? Ciao, ciao, Ciao. Finalmente siamo diventati genitori. ciao. Sì, Sono molto contento. anch'io, la nostra figlia è diventata ormai abbastanza grande, è cresciuta molto. Sì, assomiglia di più a una teenager. Esatto, una teenager. Bene. Ma, cioè, noi bisognerebbe, cioè, bisogna insegnarle qualcosa, perché altrimenti, cioè, Sì, l'educazione. Brava, educarla, stavo sì. direndo. Per educarla bene bisognerebbe iniziare bruciando il tuo astuccio. No, no, no. Dov'è il tuo astuccio? No, ma non c'è, fidati. Dov'è No, l'astuccio? ma non c'è. Eccolo qua. No, 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 ti Benissimo, lo prego. No, no, bruciato. no, no, dai, ti prego, ti supplico. Visto che è piena di Non parolacce è vero. non va bene, l'educazione è la prima cosa, quindi cosa si fa noi? Non si brucia. La bruciamo! No. Sì! Quindi si brucia. Mettiamolo qui. Ok. Sei d'accordo con me, Augusto? Lo farò solo per te, per essere un bravo padre. Bene, meno male, vedo che hai capito. Andiamo. Oh, ora è più bella. È molto appariscente. Tienila, aggiusta per favore, ok? Allora, non vedi che è caldo, ha anche maniche corte, quindi tieni, fagli un po' di vento. Ma lo devo fare io? Certo, manualmente, forza, muoversi. Dai, che è caldo, sta sudando. Ok, aggiustiamo i capelli. Così è bellissima.
No, non cadere, stai ferma. Attento, attento, attento. Ok, perfetto. Ha bisogno dei giochi o qualcosa per poter farla giocare? Slime? Slime? Sì. Aspetta, forse ce l'ho. Un secondo. Guarda quanti! E meno male che non c'è. Ops. Tieni, tutto per te. Sì, non è una mostra degli slime, Augusto. Ah, scusa. Devi aprirli, farla giocare, non devi giocarci te. Va bene, io apro questo. Augusto? Augusto, no, 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 devi far giocare la bambola, non te. Così si diverte di più. Ok, no, io ne apro un altro, no, così. Che stai facendo? Sta mischiando, più o meno. Puoi darglielo, per favore, a mano, non mischiare questi slime. Ah, allora li levo questo e li faccio giocare con quest'altro. Allora, come si chiama la nostra figlia? Mi sembra Samantha. Ok, cosa facciamo? Possiamo insegnargli a giocare a Roblox? Ok. Possiamo spostarla, la mettiamo là magari. Ok, vabbè. Tu gioca. Ti devo dire una cosa. Mettiamo la bambola qui e fagli vedere come si fa a fare le slime, visto che... Guarda, questo è uno, poi adesso faccio vedere un altro che è proprio top. Un altro. Guarda questi due. Hai visto come si fa? Guarda qui. Ah, va bello. Augusto, così picci la bambina, basta. Ma la bambina deve avere tutto quello che vuole. No, non funziona proprio così. Sì, tutto quello che vuole, ma... Cioè, aspetta. Bene, allora gli mettiamo lo smalto così diventerà... No, anzi, facciamo una cosa ancora meglio. Io voglio giocare a Fortnite e te gli dai lo smalto. Grazie. Comodo, prendi la sedia, mettiti qui. Sì, già, lo voglio mettere qui. Bene. Sì. Oh mamma, che padre sei. Ok, allora faccio tutto io. Lo smalto, vediamo, arancione. Sì, arancione si abbina con tutto. Wow, bello lo smalto. Vediamo, sì, molto dritto. Wow, mettilo per bene, mi raccomando, Sì, sì, mettilo te, già che ci siamo, no? No, io non posso, sono impazzito. Sì, sì, proprio in particolare. Devo entrare? Sì, devo entrare nel mio computer, però. Ok. Augusto, visto che hai chiuso anche il computer. Sì, non mi ricordavo la password, quindi l'ho... Sì, sì, ok, buona motivazione. Allora, ti ricordi vero che dopo dobbiamo invitare Tommaso? Ma lo sai che mi è venuto nel tuo idea? Sì, perché sì, non metti la bambola qui a sedere in tanto di lei questo bel primo? Ok, improvvisamente ti è venuta questa idea, tieni! Sì, ce la puoi fare a toccarla! Sì. Comunque vedo che voi due state molto bene insieme, sì. Stai con il fotocalendario, sì. Le buste, ok? Sì, vabbè, io mi vado, vi lascio, ciao ciao, mi vado a riposare! Visto bella Charlotte? Ma perché mi deve lasciare solo con questo mostro? Mamma mia, c'è una paura. Sì, qua bella, vero? Non mi toccare. Ma ora abbiamo pure l'edizione limitata alle buste. Tutto un pacchetto. Guarda qui. Visto? Guarda, oggi solo per te avremo un pacchetto dell'album della Charlotte. C'è lei con un bel cappottino e una bella sciarpa. Poi c'è lei qui, l'aveva fatta d'estate, che dici? Lei, questa l'avrà fatta in macchina, presumo. Ah, però devo dire che abbiamo una bella mamma, Va. Vuoi che dagli un bacino? Grazie. Ah, già, se ne andiamo subito. I suoi capelli sono lunghi come l'amore che provo per te. E quest'amore è così dolce come il burro cacao che ti ho comprato. Guarda. Ok, però non ora. Cioè, stavamo giocando a fare i genitori. Quindi, anzi, ci siamo scordati di mettergli le cuffie. Sì. Quindi ora. Ok. Facciamo una cosa. Tu gli insegni a leggere.
io vado un attimo. Beh, vi farò una sorpresa. Ah, ok. Samantha, siamo amiche, vero? Per favore, non ti muovere. Già. Quanti fiori? Cosa posso regalare a Gaia? Questo è carino. Magari mi accetta, ma non ha fatto per questo. Aspetta, posso chiamare Tommaso? Così almeno non giochiamo più a questo orribile gioco. Tommy? Sì, Charlotte ti voleva invitare alla festa qua a casa sua. Ok, va bene. Sì, ma volevo che tu venissi prima perché non posso più giocare a questo gioco orribile, quindi... Ok, aspetta, sto fra un po' arrivo, faccio il prima possibile, va bene, però chi c'è, scusa? Siamo tutti, c'è Charlotte, Gaia, c'è Augusto anche. C'è Augusto? Sì, ma sono amici. Vengo subito, arrivo, aspettami, vado, vengo.